che ci vede stasera uniti, sto parlando ovviamente di Miss Italia nel mondo, voluto dal suo fondatore, dal suo prestigioso fondatore, e non anche da sua figlia Patrizia Mirigliani, che tutti voi conoscete. L'idea di questo percorso è magnifica. Si tratta di andare a scovare le figlie degli emigrati all'estero. Voi pensate che molte ragazze non conoscono l'italiano, ma nemmeno sono arrivate mai in Italia. Come sapete, gli italiani esportano inventiva, stile, simpatia, sono avanti in tutto il mondo come opera. Insomma, non è un corso qualcosa che sto ponendo, tutti a guardare una ragazzina che li rappresenta e li vede. L'evento, così come concepito, mette in risalto non solo la grandezza che apporta in ogni angolo del globo, e questo indipendentemente dalla nazionalità, dalle concorrenti, ma anche e soprattutto dalla personalità di ciascuna concorrente. Questo concorso ha anche un altro pregio, a mio parere molto più alto, soffro, che è quello di voler ricostruire la storia di tanti connazionali che hanno dovuto lasciare il nostro paese per cercare fortuna all'estero. La graziosa ragazza che sarà eletta questa sera senz'altro porterà in Italia un po' di cultura dal mondo thailandese. Oggi, sapete, voi italiani, ricorre il 64° anniversario della nascita della nostra Repubblica. E un inchino da parte nostra è dovuto al nostro amato Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e al nostro venerato re della Thailandia. Nel ricordo di Franco Cingiari, sommo giureconsulto italiano e mio indimenticabile sommo maestro ed amico, scomparso recentemente, questa sera vorrò soffermarmi pochi istanti su due significativi valori contenuti e rappresentati dall'emblema della Repubblica Italiana. Tralascerò la ruota e i rami della quercia, e mi soffermerò sulla stella e i rami di lupo, e non a caso. Valori che vanno più che mai concretizzati soprattutto dagli italiani espatriati. La stella, come voi tutti sapete, è stata sempre associata alla personificazione dell'Italia, su cui capo questa stella splende ragione. La stella indica, tra l'altro, la solidarietà italiana. Solidarietà che nella mia qualità invoco qui, in questa terra, ininterrottamente, quale bene essenziale dell'essere umano per meglio socializzare, proteggersi, vivere, in definitiva, per meglio essere uno. È da questo valore, la solidarietà, che ho attinto la spinta e le energie per dare una identità alla comunità italiana dislocata in Thailandia nella forma di una colonia, intesa questa come insediamento naturale e pacifico di una collettività in territorio straniero. Collettività italiana affitta da una stessa cittadinanza e da una stessa lingua. L'altro valore che mi tocca, ci tocca, è quello rappresentato dal ramo di ulivo che è del nostro emblema. Esso simboleggia la volontà di pace, la volontà di pace della nazione, l'obiettivo di noi tutti, sia nel senso della concordia interna che della fratellanza internazionale. E mai come in questo momento va qui, in questa terra, propugnata e sostenuta la pace e la concordia interna. Abbiamo solo la semplice funzione di importare questi due valori in questa terra e farcene freddo. Grazie per essere intervenuti, buon divertimento a tutti.
Thank you.
ทางนี้เลยค่ะ
Grazie.
buona casa. La signorina Rana. ครบไหมไม่ครบส่งกลับไปดูไปแม่จ๋าขอไม่ให้เล่นสุดท้ายมาล่าไม่อยากแบกทางลูกแบกทางให้จับปากด้วยจับปากตรงนี้ไม่รอด